All'età di 6 anni mi hanno regalato una fisarmonica e d'istinto io cominciai a suonare perché ho sempre avuto un buon orecchio. E immediatamente, proprio messa la fisarmonica a tracolla, subito cominciai a suonare delle canzoni. Rimasero stupiti i miei genitori. Mio padre volle che io frequentassi, ma ho frequentato per un anno circa, che io frequentassi un maestro e poi da autodidatta ho imparato il resto. Ho studiato il pianoforte, poi ho suonato anche qualche volta l'organo, le tastiere elettroniche. Sulla fisarmonica ero diventato un piccolo concertista. A 14 anni mi esibivo anche suonando le sinfonie di Rossini. Mi sono fatto, diciamo, aiutare da mio fratello che ha una conoscenza molto profonda della musica, mio fratello maggiore, da compositore, da filo amatore, diciamo, cioè da filo amatore, da filo musicologo, eccetera, eccetera. Penso un po' che mi sono prodotto in una bella tautologia, filo amatore. Ho quasi sempre seduto al computer. Anche la lettura ormai è diventata elettronica per me, sì, leggo il cartaceo, però sono riuscito ad accumulare una biblioteca elettronica che forse sfiora i 40.000 volumi. Io sono seduto qui tra due computer, una volta mi giro di là, una volta mi giro di qua. Sono lì per dare pubblicità al mio pensiero, per dare pubblicità alle mie opere. Puoi essere visibile soltanto se produci denaro. Io denaro con i miei versi danteschi non posso produrlo. Tant'è vero che il poema che ho pubblicato nel 2006 per la Marsilio Editori di Venezia avrà venduto 6-7 copie, quindi è un record. Un record universale. Bestseller vero e proprio. Chi vuoi che legga un libro di 600 pagine come questo qui, in endecasillabi danteschi, perché sono terzine dantesche, con delle note fittissime che hanno bisogno perfino di una lente di ingrandimento per essere lette. Vedi? E poi anche le storie, se vuoi, perché c'è molta immaginazione, c'è favola. Mi nascesse questa esigenza di scrivere qualcosa sulla mitologia. Quindi diciamo che la figura di Narciso non solo era una figura che apparteneva alla letteratura per me, no? E che apparteneva alla fantasia, che apparteneva alla favola, era anche una figura che aveva un suo significato dal punto di vista psicologico. E quindi mi sono interessato a questo personaggio che amava se stesso e che era incapace di amare gli altri. Pigmalione proietta l'amore che ha per la donna in una figura che costruisce a sua immagine e somiglianza. Perciò sia Narciso che Pigmalione dimostrano che forse l'uomo nel senso proprio dell'essere umano, legato o a un amore per sé, dentro di sé, tutto quello che tocca deve diventare oro, altrimenti non ha valore. Però la sorte di Remida era segnata, Ida dovette pregare il dio che gli aveva concesso quel privilegio che glielo togliesse. A suo dire ero eccessivo, ero sovrabbondante, mi diceva sfronda, sfronda, sfronda. E in questo forse mi ha aiutato a controllare un po' la mia esuberanza. E da quel momento io sbocciai, perché quando tornò la professoressa addirittura mi trovò migliorato e anche lei dovette darmi dei voti più alti. Da quel momento io mi appassionai alla poesia, mi appassionai alla lettura, già ero stato attratto dalla lettura dell'Iliade, quindi mi appassionai successivamente alla lettura dell'Odissea, alla lettura dell'Eneide. E io quindi scrissi un poema cavalleresco. Naturalmente adesso mi vergognerei anche di leggere i versi, eppure i miei insegnanti erano rimasti colpiti dalla cosa. Mi ricordo una mattina il professore di lettere mi sorprese che scrivevo in classe.
La sera, quando mia madre preparava la cena, spesso io in sua compagnia consultavo un libro di metrica oppure dei testi dei classici, Petrarca soprattutto mi piaceva molto, Leopardi moltissimo, e cercavo di copiare la metrica. Allora io dovevo scrivere la canzone come l'aveva scritta Petrarca, il sonetto come lo aveva scritto Petrarca, per cui avendo tra l'altro un ottimo orecchio musicale, ho il ritmo dentro, e quindi mi basta inserire le parole. Alto là, non scrivermi più valzer perché il valzer l'ha scritto Chopin, perché il valzer l'ha scritto Strauss. E tu non puoi più usare il ritmo ternario? È un ritmo quello che uso io. Tant'è vero che se tu leggi i miei versi, li devi per forza trovare di estrema attualità formale, perché tu non senti più così discesi del cerchio primaio giù nel secondo che melloco cinghia e tanto più dolor che punge a guai. E Dante addirittura usa le parole tronche, usa le. Io ho eliminato al 99,5% le parole tronche. Questa è una copertina molto significativa perché da una parte ti porge un'immagine che è schiettamente greca, ma questo è un vaso. E quando io l'ho scelto simbolicamente, ad indicare un recipiente che avrebbe contenuto in una miscela il nuovo e l'antico. Noi, se guardiamo questa logica, non possiamo più leggere Nietzsche, non possiamo più leggere Kant, non possiamo più leggere Aristotele. Ma questa è un'evoluzione o è un'involuzione? Cioè, è un danno o è veramente un progresso? Però voglio dire, Anche perché non è vero. Ma che testi sono? sì. Ma io leggo delle assurdità, delle sciocchezze, sgrammaticate perfino, non ha senso. È tutto in funzione della vendita, della bancarella e purtroppo il denaro corrompe. Non corrompe soltanto l'anima, corrompe tutto, anche la bellezza. Quindi può impunemente raccontare un Dante che non esiste e può modificare perfino i suoi versi. No, non a caso ho scritto un saggio in cui cerco di dimostrarlo, ma sono solo contro tutti. Va bene. Può anche impunemente deformare i suoi versi, siccome vende, siccome fa show. Quella è la Divina Commedia. Ma no, no. Perché tu vedi che oggi si mira semplicemente a proporre dei prodotti di consumo. Ecco perché questo non va. Perché non è un prodotto di consumo. Ma non perché non sia un'elaborazione profonda della mente, un'attenta elaborazione del passato che viene riproposto in una chiave anche moderna. Perché quando io scrivo anche nel proemio, io non sento versi antichi. Se mi dessi una tessera di stelle, mancano le tue labbra alle vetrate. Ma dov'è qui il 300? Cerco dove dissemina la notte più fervide le lampe, dove il passo mai calpestò la densa fioritura. Cerco il lembo più solo e più nascosto come un intimo marzo alle viole. Ma quando mai Dante avrebbe scritto una cosa del genere? Non sto dicendo migliore o peggiore. Non era nel suo spirito, non era nella sua epoca. Come meglio credo. Anche perché se la poesia è nata così, è nata proprio come ritmo, come canto, come danza,
nel senso che le parole e la musica erano in simbiosi perfetta. Adesso la musica spesso si perde, o è cervellotica o non esiste, perché il verso libero, tra l'altro, è più difficile dell'endecasillabo, perché l'endecasillabo te lo dà il ritmo. Il verso libero, o sei veramente un genio o non lo sai usare, e tutti invece credono di saperlo usare, e tutti invece credono di essere poeti. Beh, mica sono tutti Neruda. E sono quegli occhiali.